Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Nel complesso intreccio della moda made in Italy emergono racconti drammatici e avvenimenti che vanno al di là della superficie scintillante delle passerelle. L'universo della moda, con la sua fusione di bellezza, audacia e desiderio, si rivela teatro di episodi che si intrecciano come fili preziosi, simili a quelli mozzati dalle parche, creando trame cupe e misteriose che si dipanano attraverso il tessuto stesso della storia della moda italiana. Maurizio Gucci, nato il 26 settembre 1948 a Firenze, era l'erede della celebre casa di moda Gucci. Il 27 marzo 1995, un evento sconvolgente segnò in modo indelebile la storia della moda italiana. Maurizio Gucci, erede della celebre casa di moda Gucci, fu vittima di un brutale assassinio con 4 colpi di pistola mentre si apprestava ad entrare nella sua nuova società a Milano, in via Palestro 20. Le indagini, inizialmente focalizzate su intricati intrecci finanziari, svelarono una verità ancor più complessa. Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio, emerse come mandante dell'omicidio, orchestrato in collaborazione con l'amica cartomante Giuseppina Auriemma. Nonostante la condanna a 17 anni di prigione per la morte dell'ex marito, il suo atteggiamento impenitente la fece persistere nell'identificarsi come Lady Gucci, contribuendo a perpetuare il mistero dietro le tragiche vicende della dinastia Gucci. Vittorio Missoni, figlio maggiore di Ottavio Missoni, fondatore della casa di moda Missoni, era nato il 25 aprile 1954, ed è stato stilista e dirigente dell'azienda. Il 4 gennaio 2013, il mondo della moda fu nuovamente scosso dalla scomparsa di Vittorio Missoni, figlio maggiore del fondatore Ottavio Missoni. Mentre viaggiava in un aereo turistico diretto a Caracas, in Venezuela, l'aereo scomparve nei pressi di Los Roques. Vittorio, amministratore delegato della Maison Missoni, si dileguò nel nulla insieme alla compagna e due amici di famiglia. Mentre le ricerche dei corpi si protrassero nel tempo, il patriarca Ottavio Missoni morì il 9 maggio. Circa 10 mesi dopo la scomparsa, i resti di Vittorio, 58 anni, furono ritrovati, inghiottiti dal mare, portando a una conclusione tragica a questa vicenda, che gettò un'ombra lunga sul panorama della moda italiana. Gianni Versace, il geniale fondatore della casa di moda Versace, nacque il 2 dicembre 1946 a Reggio Calabria. Il 15 luglio 1997, l'omicidio di Gianni Versace, geniale stilista e fondatore della casa di moda Versace, gettò un'ombra di mistero sulla scena della moda. Colpito da due proiettili davanti alla sua villa a Miami Beach, questo tragico evento portò alla scoperta del serial killer psicopatico Andrew Cunanan, accusato di essere l'autore del delitto. Cunanan fu trovato morto 8 giorni dopo, chiudendo il caso con l'amara etichetta di suicidio e lasciando dietro di sé un alone di interrogativi sulle motivazioni dietro l'assassinio di una delle figure più luminose del fashion made in Italy. Nicola Trussardi, fondatore del marchio di lusso omonimo, nacque il 17 giugno 1942 a Bergamo. Nella notte del 13 aprile 1999, la moda perse un altro luminare con la morte di Nicola Trussardi in un incidente d'auto. L'erede del brand di lusso, fondato dal nonno Dante nel 1910, morì tragicamente a 57 anni mentre tornava a casa a Bergamo Alta dopo una cena. Il figlio, Francesco Trussardi, erede dell'azienda di famiglia dal 1970, condivise un destino simile, perdendo la vita in un incidente automobilistico il 26 gennaio 2003, a soli 29 anni, segnando la fine di una dinastia che aveva contribuito a definire gli standard del lusso italiano. Il 5 maggio 2006, un altro capitolo scuro si scrisse con la morte del conte Giampaolo Tarabini Castellani, noto come Mr. Blue Marine per il suo legame con la stilista Anna Molinari. Perso durante una battuta di caccia in Zimbabwe, l'appassionato cacciatore trovò la sua fine in quella che definiva un'emozionante avventura. Questo evento lasciò un vuoto nel mondo della moda e nell'azienda di famiglia, la casa di moda Blue Marine di Carpi, confluita in Bluefin, e rappresenta una pagina cupa che sottolinea le sfide e le tragedie dietro l'apparente glamour dell'industria della moda. Queste narrazioni oscure e drammatiche, intrecciate nel tessuto stesso della moda italiana, svelano un lato meno esplorato di un universo spesso idealizzato per il suo glamour e la sua creatività. Sono racconti di vite intricate, destini tragici che riverberano nell'ecosistema della moda, aggiungendo strati di complessità a un panorama già ricco di fascino e intrighi.
Un'analisi più approfondita di queste vicende offre uno sguardo penetrante sulla complessità dell'industria della moda made in Italy e sulle figure che l'hanno plasmata, contribuendo a definire la sua storia in modo più articolato e completo.